Ciao bambini, come state? Spero che stiate tutti bene. Io mi presento, sono Gigino il Bruchino e oggi vi terrò compagnia. Maestra Claudia ci ha preparato una sorpresina. Ci leggerà un libro bellissimo. Aspettate che lo vada a prendere un attimo e torno subito. Oh, Isa. Quanto pesa questo libro? Maestra, potresti per favore aiutarmi a trasportarlo? Certo, Gigino, tranquillo, ti aiuto io. Grazie, gentilissima. Ecco fatto. Bambini, vedete, questo è il libro di Erik Carle e si intitola Il piccolo bruco Mai sazio. mai sazio. E che cosa significa, maestra? Significa che ha sempre tanta fame. Ah, ma non Non ti preoccupare, adesso leggeremo la storia e capirai perché lo hanno chiamato così. va bene, grazie. Allora, adesso vado a mettermi comodo per ascoltarla. E poi, bambini, ritorno a salutarvi. Ci vediamo dopo. Ciao ciao, buona lettura. Di notte, su una foglia illuminata dalla luna, c'era un piccolo uovo. Una bella domenica mattina, quando si levò il sole caldo e splendente, dall'uovo, crack, uscì un piccolo bruco affamato. Subito si mise in cammino alla ricerca di cibo. Lunedì mangiò una mela, ma non riuscì a saziarsi. Martedì mangiò due pere, ma non riuscì a saziarsi. Mercoledì mangiò tre prugne, ma non riuscì a saziarsi. Giovedì mangiò quattro fragole, ma non riuscì a saziarsi. Venerdì mangiò cinque arance, ma non riuscì a saziarsi. Sabato mangiò un dolce al cioccolato, un gelato, un cetriolo, un pezzo di formaggio, una fetta di salame, un lecca-lecca, una fetta di pan dolce, una salsiccia, una pastina e una fetta di anguria. E alla sera aveva il mal di pancia. Il giorno dopo era di nuovo domenica e il bruco si mise a mangiare una bella foglia verde e si sentì subito meglio. Adesso non era più affamato, era proprio sazio. E non era più tanto piccolo, ma era diventato grande e grosso. Allora si costruì una casa molto stretta, chiamata Bozzolo, e rimase là dentro per più di 2 settimane. Poi scavò un buco nel bozzolo, si sforzò di uscire e era diventato una meravigliosa farfalla. Ciao bambini! Spero che questa storia vi sia piaciuta. Che bello! Abbiamo imparato tante cose importanti. Una è che i bruchi si trasformano in bellissime farfalle.
Neanche io lo sapevo. E poi, una cosa ancora più importante, è che ci dobbiamo alimentare in maniera sana. Avete visto cosa è successo al piccolo bruco mai sazio quando ha mangiato tutte quelle cose insieme un po' a pasticcio? Gli è venuto un gran mal di pancia. E sì, bisogna alimentarsi bene per crescere forti e sani. Adesso, bambini, prima di salutarvi, volevo dirvi che se vi fa piacere potete realizzare dei piccoli bruchini con tutto il materiale che volete. Potete fare dei disegni, dei dipinti, realizzarli col cartoncino o con tanti altri materiali come la lana, la stoffa, la plastilina. Insomma, scegliete voi quelli che preferite. Poi, se volete, potete mandare a me e alle vostre maestre le foto dei vostri bruchini. Saremo tanto felici di riceverle. Adesso vi saluto e vi ringrazio tanto, tanto per averci tenuto compagnia. Ci vediamo presto. Ciao, ciao, bambini! Ciao, ciao, bambini! Buona giornata e a presto!